Voilà, bonsoir, benvenuti all'ultima puntata di Lies of P, figliole e figliuole. Ci manca solo il finale. E siamo qua, belli massicci e belli masselli, pronti ad affrontare gli ultimi boss del gioco. Dopo un po' che appunto non giocavamo. Abbiamo battuto la Xazia, tra mille sofferenze. No, no, Drake, è l'ultima appunto. Cioè, non c'è niente che mi fermerà per finire questo gioco oggi. Quindi si va e vediamo che cosa c'è dopo la Xazia. Dovevamo aspettare. Avevamo battuto la Xazia, dovevamo vedere cosa c'era al ponte dell'ascensione. E dovevamo trovare Sofia, che ci ha detto di essere solo una proiezione e di voler morire. Fondamentalmente ci ha chiesto di darle la pace e noi faremo quello. Quindi vediamo cosa c'è dopo la Xazia, dopo innumerevoli sofferenze. Vediamo cosa troviamo ad aspettarci dopo la Xazia, che ci ha fatto faticare più di ogni altro potuto boss di questo gioco. C'è una bella porta. Ah, porca merda, c'è proprio Sofia. Che è in uno stato molto peggiore di quanto mi aspettassi. È proprio cristallizzata completamente, guardatela. Grazie al cazzo che è in connessione con l'ergo. Ah, lì è le farfalle, colleziona farfalle. Completamente cristallizzata. Molto bella l'immagine, ma lei chiaramente è molto sofferente per ovvie ragioni. Quindi partiamo subito con la botta di narrativa.
Salvami. Oh God, Gemini. What do we do? I don't know. What will you do? Keep her alive? Perhaps no, against her wishes. Nello stato in cui è, concedile la pace. Thank you. I was trapped for so long. So much torment. Take my... Prendi il mio ergo, starò con te fino alla fine. Quindi in realtà stiamo prendendo il suo ergo, non è che la stiamo perdendo del tutto, anche perché nell'ergo c'è l'anima della gente, quindi tecnicamente non la stiamo propriamente uccidendo. Cioè sì, ma... E Sofia si disintegra. Sento il battito del cuore. Ah, abbiamo preso i suoi capelli, pensa a te. Siamo diventati Dante di Devil May Cry. Abbiamo preso i capelli bianchi di Sofia perché abbiamo preso il suo ergo, quindi è diventata parte di noi. No, non ho potuto provarlo, Luca. Ti batte forte il cuore e abbiamo preso anche il gesto supplica. Shadow Flower, l'ultimo album. La mia fata turchina, ovviamente, questa era Sofia. Noi siamo arrivati non da lì, siamo arrivati da là. Ci sono zone segrete alla Dark Souls, non che abbia trovato l'ora di lì, si continua. Quindi immagino di dover andare di là per trovare qualche documentazione. Comunque Sofia l'abbiamo liberata. E chiaramente era stata intrappolata qua da Simon Manus, perché questa è una casa laboratorio, praticamente, ragazzi. Lì c'è della roba. Pietra lunare della mezzaluna. No, è solo che il contatore non si è ancora aggiornato, Farmot, non ti preoccupare, a breve arriverà la gente. Simon Manus è il leader dei cosi adesso. Bella domanda, Gemini. Grazie per l'iscrizione, Kiryoku. Ma in realtà non mi è dispiaciuto la metagioco in poi, Tanuzzo. L'ho apprezzato parecchio. Tu che cazzo fai? Ehi, buono lì. C'è uno di quelli esplosivi e c'è uno che è Zorro. Quindi quelli esplosivi li sciottiamo. E anche Zorro in realtà lo sciottiamo. Quanto cazzo gli ho levato. Che meraviglia. Dove vai? Zorro si è preso una mazzata tale. Zorro che si è preso paura. Gli ho fatto talmente tanto danno che si è preso paura. Perché ragazzi, ho messo anche il... No, scusatemi, non ho l'amuleto che dicevo. Ho quello del coso. Questo quanto mi va? Questo va all'83, no, non posso assolutamente. Faccio tantissimi danni comunque. Faccio tantissimissimissimi danni. Oddio, che succede? Tu che cazzo? Sei un altro Zorro? No, tu non sei uno Zorro, sei un babbo di minchia random. Ma non ti preoccupare che tanto finisci come finiscono tutti gli altri. Aia, aia, aia. Se la finisci, tu, Strogo. Questo spara pure. No, non hai capito proprio, eh. Ma va bene lo stesso. L'importante è che va bene lo stesso. Qua c'è della roba, no. Sono uscito dal muro, ma non c'era niente. L'amuleto della Volpe Rossa è fortarello, perché ti dà +3/+3 ed è ottimo. Ti permette di avere un altro amuleto, che nel mio caso quello della stamina, perché avendo peso abbastanza alto... Oh, qua dove si va? Grazie Merolone per l'iscrizione. Da nessuna parte, sono una piattaforma random. Qua invece c'è. Grazie Mr. Balpornite per l'iscrizione. Pietra lunare del plenilunio del patto, quindi una delle pietre finali per le armi quelle speciali.
Ecco, andiamo ad ascoltare l'ultimo disco. Radial, se sei lì a Roma, volentieri, assolutamente sì. Questo non si apre da qua. Andiamo ad ascoltare l'ultimo disco, ragazzi. All'Hotel Lucrat. Sto lì soltanto un giorno, quindi in realtà se ci sei il giorno puoi venire lì credo tu possa venire lì ad assistere tranquillamente, a far due chiacchiere. Il giorno prima non lo so a che ora arriviamo, però, quello è il problema. Allora, l'ultimo disco. Ascoltiamo. Credo mi bastino già quelli che ho ascoltato, però li ho quasi tutti. Oddio, il cazzo, me ne mancano un botto. Gli altri mi sa che sono solo New Game Plus a questo punto. 3 minuti e 36, già che ci sono ne approfitto per fare qualche acquisto. Grazie Strawberry Eyes per l'iscrizione. Ricaricarmi. Potenzio la katana. Grazie per l'iscrizione, Dado dice. La katana è quasi a più 5, mi mancano due pietre del pleninunio. Vediamo cosa posso comprare da Pulcinella di positivo. Quella della durevolezza non mi è mai sembrata particolarmente utile. Queste qua saranno utili a qualcosa. Oh, rivestimento multistrato Lada. 9,52 proprio tanto, eh. Vediamo se è meglio di quello che ho. Sì. E vado a 79. Perdo un po' di resistenza ai danni da fede. Cazzo, però. Quale dei due? Impatto o fendente? È meglio. Ah, 12 di impatto è proprio tanto, eh. Terrò l'altro. Qua, nel frattempo. Ho un baldacchino per arma, sì, Tom Bombadillo. Ho praticamente dei pezzi di. Le musiche sono sempre molto belle. Ho dei pezzi di. Ho il gatto. Vediamo se il gatto ora lo posso accarezzare per bene. Il gatto si va proprio a prendere adesso, guardate. Il micio è diventato proprio mansueto. Ora che abbiamo i capelli bianchi siamo praticamente del tutti umani. Il boss finale deve avere difese contro impatto. Allora ho fatto bene a tenere il mio. Il gatto si fa proprio accarezzare adesso. Abbiamo dominato il gatto. Ci è voluto un po', eh. Abbiamo faticato. Il quarzo ne hai? No, li ho usati tutti. Me ne manca uno per sbloccare il prossimo potenziamento e credo che ne troverò almeno uno nella prossima mappa. Ma. Le musiche sono veramente molto belle, ragazzi. Hanno fatto davvero un gran lavoro questo gioco, c'è poco da dire. Mi piace anche molto. Lo stile dei vestiti comunque hanno tutti una loro personalità. Questo qua della dama bianca è particolarmente figo. Tra l'altro, con i capelli bianchi è particolarmente adatto. Le maschere non mi piacciono molto, però. Se a uno non piace il faccino di Chalamet, può decidere di togliersele, di mettersele eventualmente. Più che stile francese, stile nobiliare rinascimentale. Il best score non so. Beh, sì, la colonna sonora è molto bella, però ci sono delle best host molto valide. Ti batte forte il cuore. Siamo sempre più umani, praticamente. Let's go. Torniamo dove eravamo. Spider-Man 2 nella best host non ha senso, ma non ha senso in generale. Spider-Man 2. E vincerà dei premi, eh. L'importante è che non vinca quello principale, poi. Comunque, andiamo avanti. Parte superiore dell'abbazia di
di coso. Qua sotto che cazzo c'è? La scala che raggiungevo anche di là. Non credo ci sia la... credo ci sia la host a parte, Silvio, ma non so dove se la vendono. Comunque, di qua si sale, di qua si va a destra. C'è un oggetto qui. Pietra lunare. Ah, tu sei uno dei loro stronzi. No, guarda, non hai capito. Oh, shit. Ce n'era un altro di là. Non hai capito un cazzo neanche tu. Tre colpi e morite tanto. Catalizzatore, catalizzatore. Vabbè. Questi per i danni che faccio ormai sono nemici normali. Cristallo di ergo fioco. Questo dà un botto di ergo. Probabilmente consumando i miei cristalli migliori... posso fare un livello intero adesso. Tu muori gonfio. Ho detto gonfio. Magari non mi dai fuoco però. Ampolla di resistenza speciale. Ci avrei dovuto pensare prima. Se schivi se non altro sul riscaldamento scende più velocemente. I 7 nomination... la Spider-Man non hanno veramente senso. Però. Che vi devo dire, ragazzi? Lì c'è un oggetto di quelli significativi. Infatti c'è uno stronzo di quelli difficili. E iniziamo a caricarlo. Per benino. Vabbè, tu sei già morto. Bello, bel tiro. Grazie, bravo. Bel malfunzionamento. Oh, meno. Tanti saluti, eh. Tu cosa sei? Un quarzo? Ottimo. Posso completare anche quel potenziamento, ma aspetto di arrivare al prossimo checkpoint. La roba della news di One Piece di Every Eye è incommentabile, ragazzi. È veramente incommentabile. Ne parlerò domani nel chiacchiere, ma è veramente incommentabile. No, allora, quella di Cyberpunk ha ancora meno senso, ragazzi. È stato nominato come se fosse un gioco principale in un anno come questo, Cyberpunk. A me fa ridere il culo. Però vi dimostra qual è lo stato della critica. Un milione di volte. No, ma la news stessa è terribile, la Depso. Cioè, la combinazione di fattori è tremenda. La news è, senza... è completamente folle già solo che sia stata approvata, ma come è scritta non fa che aggravare una situazione già gravissima. Ma ve l'ho detto, ne parliamo domani di quella che adesso voglio rifinire Rise of P e non ho voglia di rotture di cazzo legate a porcate fatte dal sito X o sito Y. Tu smettila con questi cazzo di fulmini che hai già rotto il cazzo. Bravo. Ho detto che hai già rotto il cazzo. Buona morte. Di qua si sale e di qua dove si va? Fare in culo? Fare in culo. Lì c'è roba però. No, no, era soltanto l'azzurrino del suo bastone di merda. Una live sui Game Awards, Kefka. Che senso? Io normalmente faccio la live dei miei awards e commento i TGA, ma quest'anno non posso commentare TGA sul mio canale, li commento con multiplayer a Rome, ragazzi. Allora, di qua che cazzo si fa? Qua cado di sotto, se lo dico. Pietra lunare del plenilunio del patto, quelle che mi servivano per potenziare un'altra arma, ma ne servirebbe un'altra ancora. Qua mi butteranno giù a un certo punto. Ah, un commento sulle nomination, beh l'ho già fatto varie volte. Le nomination dei Game of the Year sono giuste, quelle tranne Spider-Man per me. Però si sapeva che Spider-Man l'avrebbero messo. Era praticamente ovvio che l'avrebbero inserito. Vedo che c'è un bel pezzettone anche sul finale. E tu che sei lì a cacare il cazzo? Appositamente proprio per cacare il cazzo?
Vediamo che fai così. Tanto gli oggetti da lancio ne ho. Sì, no, una live con i miei world la farò, ma la farò a dicembre inoltrato. Non la faccio adesso. A fine anno la faccio, se non addirittura all'inizio dell'anno prossimo. Oh, madre di Dios. Vai giù, stai giù. Devi stare molto manzo. Polvere di gatto che non ho mai usato in tutto il gioco. Cadere, per favore. Ora ripurificazione speciale. Non me ne frega un quarto di cazzo. Si va avanti. E c'è roba? No. Saliamo. Un altro orzorro! I nemici si fanno un po' più ostici andando avanti. Ah, infatti è rimorto. È solo morto con l'animazione da babbo. Come vedete sono tutti umani potenziati e modificati in qualche modo. Cioè qua gli alchimisti hanno fatto... hanno proprio costruito la loro base madre. E tu cosa sei? Scorciatoia? Pietra lunare del plenilunio. Scorciatoia, it seems. Se c'è la scorciatoia vado dritto a prendermi il quarzo, così faccio anche l'ultimo potenziamento e poi torniamo qua. Per il momento mi sembra abbastanza dritta quest'ultima mappa, molto meno complessa rispetto all'ultima che abbiamo fatto. È una torre, raga. È letteralmente una torre. Però si deve aprire questa torre. Esattamente, qua c'è la scorciatorzia. Non c'è nient'altro, però. Vado a mettere il quartz. L'ennesimo quartz. Sì, questa parte finale forse è tirata un po' troppo per le lunghe, va detto Brick, però hanno voluto mettere un'altra area per allungare un pochettino di più il gioco, ci sta, nel senso, è perfettamente comprensibile, li capisco, volevano chiudere in bellezza con un'altra zona. Andiamo a mettere l'ultimo quarzo, che ho il potenziamento quello dello stun imparata, che usando io le gide avrei dovuto metterlo molto prima, ma va bene. L'ho portato anche live Alan Wake, Fedek. Molto bello quello che ho giocato finora di Alan Wake. Dov'era? Eccola qua. Guarda, perfetta causa rigidità. Vediamo cosa posso mettere. Aumenta durata dello sbilanciamento. Migliora l'attacco con l'attacco fatale. Migliora sbilanciamento causato dall'attacco alle spalle. Durata dello sbilanciamento 2. Tempo degli effetti armi della fava non serve a niente. Resistenza speciale. Attributi. Recupero guardia. Celle impulso. Abilità. Già messa, oggetti già messa. E quindi facciamo attacco. Migliora l'attacco con attacco fatale. Voilà. Più danni. More damage. Let's go. Torniamo dove eravamo. Quell'articolo è già stato cancellato, ragazzi. Sono più umano, Final. Il mio personaggio ora c'ha i cappelloni bianchi, fregati a Sofia, che abbiamo dovuto purtroppo eliminare, ma... L'articolo di scuso è quasi peggio dell'articolo base. Io. No, no, sono bianchi, Mad Basic. Lei è la fata turchina, ma sono chiaramente capelli bianchi questi. Andiamo avanti. Eravamo qui. Qua c'è ancora dietro il babbo di minchia. E dovevamo salire o... Sai che dobbiamo ancora salire, sì. Ah. Scusate. Oh, la volpe. Dici, amica mia. Ciao, bello. Ciao, bello.
everything is a reason for kidnapping someone. Or for, but if some audacious... L'abbiamo già aiutato tuo fratello. Giustamente non vogliono mai fare a botte loro. Dai, zecchini. This much? It's not fair the way I've been harassing. I swear on my life as a stalker. Mio padre sta bene, quindi Geppetto sta bene. Il mio capo mi ha promesso che non gli avrebbe fatto del male. Vai da lui, Geppetto ti sta aspettando. E c'è la tua maschera. E io sono Claudia. If only we had been friends from the start. But I suppose it wasn't possible. Hurry. Go on. Claudia non ha voluto combattere. Beh, per essere una prigione dove l'hanno messo, non è una prigione proprio che sembra granché, eh. Qua c'è un oggetto. Strumento di riparazione urgente, abbiamo trovato Geppetto. Che ha molto da spiegare. Un bravo bambino, certamente Geppetto. Questa sarà la mia ultima richiesta. Simon è completamente impazzito e sta cercando di diventare un dio usando una quantità spropositata di ergo. Non so che tipo di mondo voglia edificare, forse non c'è modo di fermarlo. Mi fido di te, sono pronto a qualsiasi cosa, ma non so cosa pensi di me. Sono stato un padre degno di fiducia? No! Però gli dobbiamo dire di sì perché abbiamo mentito fino adesso. Chiave del passaggio dell'abbazia di Ark. Continua a battermi il cuore. Che passaggio è? Questo qua? Ah sì, questo qua. Geppetto, ricordiamoci, ragazzi, che abbiamo scoperto che è quello che ha fatto tutto il casino a... È quello che ha fatto impazzire i burattini a... A Krat. Mastermind dietro tutto sto casino è ancora peggio di Simon, sinceramente. Qua c'è roba a sinistra, però. No, non lo ha fatto per salvare l'umanità. Al massimo lo ha fatto per salvare suo figlio. Lì c'è roba importante, scusate, eh. E ovviamente sono morto. Meno male che avevo salvato. Adesso recupero. Gravity, ragazzi, Gravity. Gravity. Gravity vince sempre. Adesso torniamo lì e torniamo normale. Non vi preoccupate. Ce la possiamo farcela. Devo solo correre più dritto. Riprendo anche le anime che ho perso, che magari buttarle via. È un salto un po' di merda questo, effettivamente. Amuleto dell'assassino. Cosa fa? L'attacco critico non mi serve con le mie armi perché non hanno critico. Serve con se usate il coltello e le altre armi critiche. Qua dove si va però? Se continuo. Si va da un altro stronzo. Aia. Aia. Ok, è veramente rotto il cazzo. Mi ha attivato le gire, è stato troppo lento. Ok. Hai veramente rotto così. Cosa c'era qua dietro per essere nascosto da sto stronzo? Niente, c'era un cazzo di niente. Ma davvero? Mi sa che era il passaggio principale. Zorro! Anche meno, eh. Parato. Morto. Che cazzo, lì c'è. L'ho visto. Pezzo di infame bastardo. Per poco non mi butta giù. Per poco. Per poco. Non mi incula. Amuleto del salto più uno. Non so che cazzo mi dà.
Aumenta l'energia massima, no, preferisco il recupero dell'energia alla quantità. E ci sono ancora gli Strog. Sì, che esplodono quando muoiono, almeno muoiono molto velocemente. Un altro di sti stronzi. Via. Qua si sale. Qua c'è un oggetto, là c'era il... Mi sono perso un oggetto giù di là. Vabbè, forse sì, forse no, vedremo. Probabile che io ci posso tornare da quella scala. Lì c'è un altro dei Zorri. Più Zorri Zarri. Vediamo che vista c'è qua. Bellina comunque. Si vede la spiaggia, si vede il mare fatto un po' male, si vede tratti in lontananza. Con tutto l'ergo che gira. Qua c'è una scalinata per la scorciatoia, come giusto che sia. Ah, che bello. Ah, che bella vista. Aspetti, qua non arrivo. Devo saltare se voglio prendere quell'oggetto, mi sa. No! Com'è che si saltava qua? Così. Whee! Ho fatto pure male, ma tanto adesso scendiamo giù di lì. Era un frammento di stella di merda, fantastico, bene, molto bene, grazie, perfetto, favoloso. Prendiamo soggetto, tubo affilato. Fantastico, bene, favoloso 2. Torniamo di qua e ritorniamo su. Ciao belly, let's go on. Non credo manchi moltissimo a sto boss finale, Cristo santo. Un po' che giriamo sta mappetta. Mezz'oretta? Sarà passata? Siamo quasi in cima a sta torre di merda, abbiamo fatto uno sterminio. Eccolo. Percepisco ergo ovunque. Un cimitero di burattini. Oh wow, intanto parte un fulmine. Ok, altra parte. Oh merda, tu sembri grosso però. Oh merda, malfunzionamento. No, non ci voleva. No, molto male, molto male, molto male. Fa tantissimo danno sto figlio di puttana. E infligge malfunzionamento, tra le altre cose simpatiche che fa. L'ho acidato, ma... Preso. È morto. No! Morto. Ma ha droppato pure un quarzo. Molto bene. Mi sa che è uno degli ultimi quarzi del gioco, sto stronzo. Tanto vale poi andarlo a montare per avere almeno il bonus passivo, ovunque io deciderò di metterlo. Sono tutti bonus in più alla fine, non è che fanno schifo. Quello skippava il leg day, assolutamente sì, ragazzi. Un altro Zorro. E addio Zorro. Qua c'è qualcun altro che mi buttare sotto? Parrebbe di no. Saranno una qualche mutazione le pietre gialle final. Dove cazzo vado adesso però? È giusto di qua? Dove mica vado? C'è una scala? Ah, qua. Cristallo di Ergo Fioco. Un altro cristallone di Ergone. Altri stronzi. Oh, ma c'è pieno di stronzi forti sta mappa comunque, eh. Se non arrivi qua bello buildato. Ah. Abrasivo acido. Progetto. Bella dell'equilibrio. Si entrano tutte le manovre del gioco in questa mappa. Lì c'è una chiesa. O almeno una sorta di chiesa. Ok.
Così parlò Pistris. Vi parlerò della vita eterna. Io, Adriana, ho registrato per i fratelli e le sorelle. Il dono di un angelo era qualcosa in cui l'uomo... Quelli che vivevano covavano la rabbia invece della morte. Alla fine gli uomini distrussero e bruciarono la loro speranza lassù. Fu così che l'angelo diventò il dio della morte. Grazie a Johnny Depp per l'iscrizione. Loro, gli immortali, vanno ancora in giro e desiderano la resurrezione di Dio. Ho detto chiaramente la verità a cui ho assistito. Quindi comunque quel dono angelico, che credo sia l'ergo, in realtà ha provocato scompensi e gli angeli sono diventati il dio della morte. Cristallo di ergo vivido, un altro di quei cristalloni di ergo cazzuti. Mi vogliono proprio far fare un altro paio di livelli finali prima della chiusa, eh. Mi sa che siamo arrivati, ragazzi. Mi sa che siamo alla fine. Tu cosa sei? Confessione di Simon Manus. Un padre è come un dio per suo figlio, anch'io Simon non ero diverso in gioventù. Colui che mi ha creato non era un umano normale e le mie capacità erano straordinarie. Anche tu sei un fallimento, la capacità di leggere nel pensiero, essere abbandonato di fronte a Dio, significava la distruzione del mondo. Da quel momento in poi la mia vita è esistita per creare un mondo senza bugie. Un mondo dove nessuno ti tradisce, dove c'è solo la verità, anche se forzata. Il finale è giunto, una volta che la porta è aperta, non può essere chiusa per l'umanità. Io, Simon, ho rinunciato alla mia umanità. E ho deciso di percorrere il cammino dell'immortalità e della verità. Il mio corpo sarà spezzato e riformato, come il Dio che è stato fatto a pezzi. Lascio queste note dei miei ultimi momenti da uomo. Simon Pistris Manus. Quindi Simon Manus è andato fuori di Melanus. Stargazer activated. Io ora mi userò tutto l'ultimo ergo che ho. E farò tutti i livelli che mi mancano. E sono tanti. Ed era un sacco di ergo. E quindi facciamo. Bello, 1, 1. Vitalità, capacità, vigore. Vitalità. A cazzo duro. Bene. Abbiamo tutto quello che ci serve? No, la mola la voglio delle parate perfette. Che mi sembra utile. Let's fucking go. Ah, il quarzo, bravi. Bravi, 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 il quarzo. No, no, dobbiamo andarci facendo tutte le cose possibili, ragazzi. Quindi andiamo anche quarzato. Voglio andarci anche quarzato. Voglio prendere anche l'ultimo quarzo, metterlo in un posto a caso che mi dia un minimo di potenziamento e poi via. Non ho potenziato sviluppo, final. Mi sembra. Ho potenziato tutte le altre. Il gioco mi è sembrato di ottima qualità, ragazzi. Allora, vediamo cosa posso prendere come ultimo bonus. Magari bonus da 1. Non posso da 1. Intervallo di sbilanciamento aumentato, recupero guaria. Vabbè, questa non l'ho presa, ma tanto vale prenderla ora. Durata dello sbilanciamento. Durata dello sbilanciamento. Effetti delle arti della favola, sopravvivenza, danni in caso di schivata, migliore resistenza speciale. Ripristino e recupero guardia. Velocità di recupero della durevolezza. Consumo di energia dell'attacco caricato. Perdita di ergo. Numero massimo di zecchini d'oro. Effetti riconsumabili. Limite massimo dei consumabili. Dei consumabili? No, non mi interessano. Riduce i prezzi degli oggetti. No, gli oggetti da lancio mi servivano qua. Durata dello sbilanciamento. Durata dello sbilanciamento. Oh. Danni in caso di schivata. Fanculo, danni in caso di schivata, dai. Un po' di resistenza extra. Che male non ci fa. It's time! Tempo for the final rubossu.
Siamo massicci, abbiamo un sacco di oggetti, siamo belli pompati. Let's fucking go. Non siamo velocissimi, ma va bene lo stesso. C'è anche l'aiutante, ma non l'ho usato mai per nessun boss e non lo userò adesso. Ah, non ho caricato le arti della favola, vabbè, pace. Mazza, Simon Manus, che cazzo hai fatto? Steroidi a go-go. Tuo cazzo sei diventato grosso. E brutto soprattutto. Si è bevuto il pupozzo. Era mutata meglio la Xasia, sinceramente. Molto meglio era mutata la Xasia. Lo vedo un po' arrabbiato. Ha pure perso un braccio. Oppure non ce l'aveva già, me lo sono. Insomma, distilled immortality and a key that opens a world with no lies. Va bene, Simon. A key that unlocks true evolution. Ok. Give thanks. Ergo is a gift from me. Simon Manus, who will transgress even God, Va bene. bow down to your God, who will be Il super gobbo di Notre Dame è l'ultimo boss del gioco. Molto bene. Parata, la prima abbiamo parata. Se un altro è lento, almeno lo sembra. E subisce parecchi danni. Questo è positivo. Pariato. No, l'ho mancato. Merda, mi ha preso. Parato. Morto. Fatta la prima fase è una cazzata. Faccio troppi danni. E adesso cosa mi dai di bello? Come si è spostata la faccia sul cazzo? Si è tolto il mantello e la sua faccia è andata dove c'è l'uccello. Male però. Cosa stai facendo, amico? Male. Sta tipo fa... C'è tipo un... Che brutto. C'ha un bimbo dentro energetico. Non è positiva sta cosa. Con la testa a forma di cazzo, peraltro. Molto male. Oh no. Giustamente Simon Manus. This does not seem good. Credo che gli tirerò un sacco di oggetti in faccia e me ne fotterò di qualunque cosa faccia. E basta, è diventato energetico adesso. Molto bene. Va bene, figlioli. Uccidiamo faccia di cazzo. Cosa sta sparando? Molto male!
Parata perfetta. Parata perfetta. Parata perfetta. Non perfetta. Per un cazzo perfetta. Se non altro non subisco molti danni. Ehi, Cristo. Questa fase è molto peggio dell'altra. Scapperò fortissimo. Cazzo di range ha? Oh. Prendi poco. Ma che cazzo ti inseguono da pure? E adesso? Elettrica? Male? Porca puttana. Elettrico, 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 elettrico. Elettricità non gli fa un cazzo, sembra a me. Ho paura che questa non sia positiva. L'elettricità comunque non gli fa una minchia di niente. Ata. Sta a far male. Acido? Acido già meglio. Arato. Acido molto meglio. Palle. 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 Morto. Suka. First try. Sperando che non abbia un'altra fase. Esatto, raga. È morto male. Sembra male. Il burattino che la mia Sofia salva continuamente portando indietro il tempo. Sarà per il suo senso del dovere o perché mi disprezza oppure tiene davvero a te? In che senso portando indietro il tempo? Vorrei sapere ciò che ne pensi. Cosa le hai fatto? Vabbè, gli mentiamo. L'ho liberata dalla battaglia di Archi. Ah, sa che stiamo mentendo. Ah, l'orologio! È quella la scusante. Lei, avendo il potere dell'ergo, ci riporta indietro nel tempo ogni volta che moriamo. Lui poteva leggere i pensieri della gente e se non fosse stato per suo piano non sarebbe mai riuscito a sopportare questa cosa. Ecco perché la desiderava. Peccato che poi l'ha intrappolata. Non è riuscito ad averla e quindi ha usato questo potere per averla a sé. Ti batte forte il cuore. Mi va bene morire, ma fai attenzione. Attento a Geppetto burattino. Ergo del caduto, braccio di Dio. E qui? Qui si scende. Però io ho preso un botto di esperienza e vado a caricarla. E non è finita. No, prima vado a livellare. Avevo fatto scorta di oggetti, quindi ho ancora un sacco di oggetti. Posso anche, tra l'altro, livellare un'altra volta. Aumento di livello. Facciamo vitalità in più. Yes. Però mi dà poca difesa. Capacità mi dà molta più difesa. Quindi farò capacità. Mi chiedo se mi convenga aumentare ulteriormente il danno. E se adesso mi è possibile mettere questo amuleto qua. Sì. Mi è possibile, aumento anche il danno in base agli slot della favola. Prima però torno all'Hotel Krat. Ti ho sempre mentito nei dialoghi, ragazzi. Voglio vedere il finale, quello speciale. Hai usato l'ergo? Che senso, Xenmas? Sì, tutto l'ergo l'ho usato. Ho sempre mentito, sono super umano, come potete vedere. Sì, no, gli slot carichi della favola, ragazzi. Infatti con la mia build funziona fino a un certo punto perché io la uso, l'arte della favola, visto che fa dei danni incredibili. Però, intanto, leggi il braccio. Leggiamo il braccio. È qua il braccio.
Il braccio di Dio, una misteriosa reliquia che gli alchimisti consideravano un oggetto sacro. Gli alchimisti credevano all'esistenza di un dio che era stato massacrato nel tentativo di dare la vita eterna agli uomini, che amava immensamente, volevano riportarlo in vita, tuttavia il dio che giaceva in un sonno profondo non rispose mai alle loro preghiere. No, infatti non risponde. Si avanza! Perché non è chiaramente finita qui, regà. Il boss finale, che era questo, l'abbiamo tritato. Secondo me ce n'è un altro, perché è troppo facile questo. A parte che lui l'avevano nerfato, l'Axazia l'avevano lasciata in tonsa, infatti è ancora difficilissima. Lui invece lo hanno chiaramente nerfato. Perché è veramente andato giù facile, eh. Cioè, prima fase solo a mazzate e seconda fase solo a oggetti. Quindi vediamo se anche col prossimo riusciamo a fare così oppure se prendo molti più schiaffi in faccia. No, sono pieno di consumabili, ragazzi. Ho scorte da 20 per ogni tipo. L'Axazia è stata molto più difficile. L'Axazia non riuscivo a gestirla perché non avevo abbastanza stamina, troppo veloce. Con questa build con l'Axazia ho fatto fatica. Eh sì. L'Axazia è il boss più stressante del gioco, ma effettivamente molto figo. Non potrebbe essere diverso. E niente, siamo in giro con Gemini. E stiamo scendendo proprio nei meandri dell'oscurità. Scesi di brutto. E infatti c'è Geppetto, giustamente. Ovviamente c'è Geppetto. Ho il sospetto che sia in qualche modo lui il boss finale, o qualunque cosa ci sia dentro sta cazzo di scatola. I knew you could do it. We have all the ingredients. I dreamed of this day for... Il momento in cui saresti tornato in vita, usando quell'immensa quantità di ergo e il braccio di Dio. Visto, vuole far tornare in vita suo figlio usando il nostro cuore. Bastardo. Ha fatto tutto sto casino proprio per ottenere sto bordello. L'ha messo in moto tutto lui. Ha voluto fare tutto sto casino per riportare in vita suo figlio. Dammi il tuo cuore, ma neanche per il cazzo. Neanche per il cazzo. Carlo era un monello, a quanto pare ha ereditato la sua personalità invece dei suoi ricordi. Ecco, che devono essere puniti come te. Però in realtà ci amava soltanto perché eravamo il mezzo attraverso cui lui avrebbe riportato in vita suo figlio. E in realtà noi alla fine siamo diventati umani da soli, ottenendo una nostra personalità. E quindi lui adesso non è contentissimo. È disappointed. Anch'io sono disappointed, Geppetto. Fa molto German sta parte. Ecco, deve recuperare il cuore lui adesso. Quindi se... Con cosa combatte però? Ah, minchia, i fili. Combatte con un burattino, 100%. C'è dentro un burattino qua. Burattino umanoide inquietantissimo, peraltro. Grazie Chus per l'iscrizione. Male. C'ha una forbice in mano, sembra a me. You can become a real human. Nameless Chaos. Dato. Ale. E ovviamente è armor sto bastardo. E toglie un botto.
toglie un botto, ma sembra essere un altro vulnerabile allo stun. E ai danni gliene faccio un botto. Però anche lui ne fa tantissimi, cazzo d'un cazzo. Troppi ne fa. Sicura! Figlio di puttana! Hai un po' rotto il cazzo, eh. No, no. Morto. Ok, la prima fase è fattibile. Vediamo la prossima. Molto scenica questa. E abbiamo saccato la testa. Forse non c'è la seconda fase. C'è una seconda fase, era incazzato. Non ha la testa e ora è più incazzato di prima, molto bene. Tutto pazzo. Oh, è inquietantissimo, tra l'altro, col sangue che gli esce dal naso. How dare you? You're just a puppet. Smettila, Geppè. Dio Bonino arriva fino qua. No. Più acido. Se poi meno. Ma che è tipo Nakama dei manga, degli anime? Che sento i ricordi dei miei amici morti. Non sono morti. Aiuto. Che cazzo. Malissimo. Ok, l'ho parriato. No, 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 no. Arrede combatte contro Malenia. Non c'ho più le cure. Male. Dio mio morto. Com'è che non so? Ero convinto di essere crepato. Invece quella presa non mi to il... No, no, non è morto nessuno, ragazzi. Sento le... Ok, allora. È cattivo forte. È cattivo forte, è super veloce. Vai allo Stargazer. Cosa c'è allo Stargazer? Dagli il tuo cuore! Se muori troppo puoi decidere di dargli il cuore. Pezzi di merda. Comunque, fatemi andare un attimo all'hotel che voglio recuperare tutte le cariche della favola. Se tipo prendi troppi schiaffi puoi decidere di finirla qui e fare probabilmente il finale cattivo, no? Tra l'altro sono un coglione perché non ho usato la mola delle parate perfette. Avrei dovuto farlo. Allora. Sotto l'abisso. Ok, allora, riproviamoci. Allora, la prima fase la tritiamo come danni. Morto. Grazie il piramollo per l'iscrizione. Prima fase disgregata. Rato.
Dio santo, quanto cazzo leva. Ti manca meno, pupazzo di merda. E tra l'altro mi colpisce a terra perché è fottutamente veloce e io non sono per niente veloce perché ho una build lenta. Ti manca meno, ma porca troia, almeno attivami le gida. Ok. No, no, no. Pariato. Attacca pure Balordo, le parry perfette per un po'. Pariato. Stunnato. Dai. Segato! Easy! Gli oggetti sono overpowered in questo gioco. Ci stava uccidendo il bastardo, ma si è fermato un attimo prima. Why? Perché si è fatto uccidere Geppetto? Eh certo, perché sennò spaccava il cuore di suo figlio, giustamente. Eh certo. Carlo's heart. Oh! Che finisher della Madonna, Cristo. No, non lo controllava più lui, Final. Nella seconda fase si spezzano i fili. Non era lui a controllarlo, il pupazzo era impazzito. Quindi a quando ha visto che stava per perdere il cuore del figlio si è sacrificato. Perché comunque l'unico obiettivo di Geppetto, il motivo per cui ha fatto tutto sto casino, era riportare in vita suo figlio. Quindi l'unica speranza era il cuore, e se il cuore si perde, perde anche il figlio. Visto che piange... P. Sorry. Alla fine siete diventati davvero Carlo, in un modo o nell'altro. Ormai è chiaro che con l'ergo puoi riportare in vita le persone, letteralmente puoi trasferire nei corpi meccanici le anime della gente, ragazzi. Farfalla azzurra vola via. E? Siamo ancora in giro. Stiamo ancora andando in giro. Grazie Fiandrian per l'iscrizione. C'è un pupazzo che sembra Sofia, peraltro. È un pupazzo con i capelli di Sofia. E basta. Gli diamo l'ergo e moriamo lì. E il pupazzo si muove. Abbiamo salvato Sofia dandole il corpo, un corpo nuovo, visto? Abbiamo salvato Sofia dandole un corpo nuovo, fondamentalmente. Quindi, questo Rise of P mi è venuto fuori come achievement. Il finale speciale l'abbiamo trovato. No, non è morto, ragazzi. Anche perché abbiamo semplicemente dato l'ergo. A parte che vedeva leggermente muoversi quando era... È addormentato, probabilmente è stanco, anche perché ne ha fatta di fatica.
Però il finale speciale è quando riportare in vita Sofia. Praticamente assorbito l'ergo di Sofia, l'abbiamo messo in un pupazzo e Sofia è tornata in vita come siamo tornati in vita noi. Cioè l'ergo di Sofia si è trasferito in un corpo meccanico che è tornato umano. Scena post titoli, devo fare salta, ragazzi. Ho il resoconto dell'esperimento di Krat. Paracelso, ma questo non è Giangio? Un nuovo fratello, si potrebbe dire un nuovo tipo di umanità. Ricordatevi che c'erano gli immortali, ragazzi. Esatto. Dovremo recuperare il suo braccio. Ci aggiorneremo alla prossima riunione. Qui Paracelso, sto tornando. Quindi gli alchimisti sono guidati dagli immortali, di cui si parlava prima. Al mio ritorno voglio trovarla di sicuro. Un'altra nostra chiave. Dorothy, no. Dorothy, ma chi? Quella del mago di Oz? E a Krat? Dio, con le scarpette rosse è veramente Dorothy del mago di Oz. No, ma che cazzo c'entra? No! No, ma che mischiotto! Ma che mischiotto senza senso! No, comunque chiudo, non continuo. Tanto penso di... Multiverso, prossimo titolo con col mago di Oz. No, non faccio il New Game Plus, ragazzi, sono qua. Torna all'hotel. Cosa c'è all'hotel, ragazzi? Vai nella stanza di Geppetto. Va bene. Possiamo anche livellare, tra le altre cose. Parla con tutti. No, qua non c'è. I've made up my mind. Someone needs to. Thanks for all your help. Ah, perché abbiamo finito il gioco e quindi hanno l'epilogo, no? You have been such a great help to me. Benigni, cosa ci dice? Great disaster. We are all in pain. I will do everything I can to help. Lui ovviamente vuole salvare Krat. Quel poco che resta almeno. Vediamo Eugenie. So much has happened. But it feels all because of you. I just want safety. That's why I should make sure you're well. Quindi hanno tutti comunque una battuta finale. È vero che abbiamo anche l'ergo dell'ultimo boss. Vediamo per le armi speciali, ragazzi. Oh, lui si è vestito come Ali d'Oro. Did I scare you? It's me, Hugo. This whole thing has I will also keep looking for the relic's true. A great weapon calls. Allora, ergo del burattino senza nome, amuleto dell'odio profondo, immunità a tutte le alterazioni di stato. E questa invece è prova di umanità, BB, ed è la lama del burattino senza nome, questa la prendo assolutamente. Invece, ergo del dio, amuleto del dio risvegliato, i danni da arti della favola inflitti a un nemico sbilanciato, questa è forte ma non così forte, e invece questa noblesse oblige. Consuma ergo per infliggere danni ingenti ai nemici ed è un'arma forza motrice. Prendiamo tutte le armi. È vero, suona il pianoforte. Abbiamo il pianoforte che brilla. Comunque sì, è un mischiotto incredibile di varie cose, ragazzi. Che mescola fiabe, rielabora in forma sci-fi fantasy Pinocchio, ma distaccandosi completamente dalla storia, è una roba completamente a parte. C'è un po' di sci-fi alla Asimov con le leggi della robotica, un po' di fantasy con l'alchimia e gli immortali, sempre fantascientifico il fatto che l'ergo viene dallo spazio, quindi tecnicamente è una sostanza aliena mutante. C'è anche la questione degli dei antichi, coloro che vogliono risvegliare una divinità, ma in realtà non è detto neanche che la divinità ci sia. È il classico minestrone asiatico, sì, molto, molto da manhwa, dove
tante cose messe a muzzo in questa sorta di universo, ma nel complesso non è uscito malissimo, cioè per il mischiotto che è dovrebbe essere una merda totale, e invece alla fine della fiera rende, funziona, c'è anche questa roba qua che alla fine Giangio non è Giangio ma è Paracelso. A parte che adesso voglio provare ad andare da Giangio per vedere se è ancora lì o se è scappato via. Lui non ci dice niente. Giangio in realtà... Sì, è fatto con garbo, non è un po' una maranzata, ma non è così una pesante maranzata, mettiamola così. Cioè funziona, fa il suo, diciamo che grazie Pop per l'iscrizione hanno fatto comunque un lavoro decente, vediamo se c'è. E infatti è scappato Giangio, guardate. È stato bello, la lettera dell'Eterno. È incredibile vedere nascere un nuovo fratello, spero di incontrarti di nuovo un giorno sulla linea eterna del tempo. FP. E possiamo acquistare dalla valigia i cubi. Paracelso è confermato un immortale. Sì, fratello di immortali. La fata non c'è, ragazzi. Non è... Non ricompare. Vedo almeno non ci sia. Vado nella stanza di Geppetto, magari è lì. All'hotel non c'è. C'è un oggetto da Geppetto. Lettera della farfalla turchina. Grazie per avermi dato una nuova vita. Ci vuole tempo perché le persone sappiano che un burattino a ergo può avere una seconda vita e diventare un altro tipo di umano. Fino ad allora ho deciso che non tornerò all'hotel e resterò qui. Il disastro di Krat si è fermato, restano le conseguenze del morbo pietrificante dei burattini. Ti prego di curare le ferite per il popolo, che grazie a te che abbiamo la libertà, grazie mille. Ti sono grato per avermi liberato dai fili da burattino. Praticamente, ragazzi, se non te ne vai... a parte che hai dimostrato che lui è ancora vivo, perché appunto non è morto e continua ad andare in giro e puoi parlare a tutti come se Geppetto fosse stato sconfitto. In più la fata turchina è confermato che l'abbiamo salvata ed è diventata come noi, è diventata un burattino senziente con l'anima di un umano, quindi anche lei è immortale. Gli alchimisti stavano ricercando l'immortalità e forme divine. E appunto noi siamo una di queste cose, come diceva Paracelso ci sono varie forme di immortalità e noi l'abbiamo ottenuta diventando umani da burattino, cosa che ha fatto anche Sofia perché adesso ha un corpo nuovo. Krat l'abbiamo salvata fondamentalmente, abbiamo salvato tutti quelli che potevamo salvare, abbiamo ucciso il capo degli alchimisti e invece Paracelso è scappato via fortissimo e quindi adesso è rimasto un finale aperto, fondamentalmente. Bisogna capire come continueranno questa cosa di Dorothy, come fonderanno gli universi, cosa vogliono fare gli alchimisti, perché hanno detto che vogliono recuperare il nostro braccio, che a quanto pare è il nostro braccio meccanico è speciale. Vari collegamenti che possono dar vita sia a dei seguiti, che sicuramente stanno già sviluppando perché il gioco è stato un grande successo, sia ai DLC. Non mi è dispiaciuto, è un mischiotto terrificante, ma non mi è dispiaciuto. Qualcuno in chat scriveva prima che se fa il finale cattivo, Carlo rinasceva, se ne andava via con Geppetto e morivano tutti quelli dell'Hotel Krat. Sottolineato ancora una volta che Geppetto è un bastardo, nel senso che Geppetto ha dato il via a tutto questo ambaradan perché voleva fondamentalmente che Simon Manus desse il via ai suoi esperimenti per ottenere l'ergo necessario a far rivivere suo figlio. Quindi Geppetto ha letteralmente sacrificato un'intera città per riportare in vita suo figlio. In realtà ce l'ha fatta, però indirettamente, cioè noi siamo tornati in vita, ma non grazie all'ergo che lui ha utilizzato tornando umano, ma nel corpo del burattino. La personalità di Carlo si è risvegliata nel corpo del burattino. Paracelso nel foglio si è firmato P, esattamente, è lui quello nel titolo, non è il protagonista. Quindi le bugie di P non sono le nostre, perché noi siamo Carlo in realtà, noi siamo C, è Paracelso il bugiardo. È figo, comunque, è molto figo e l'ho apprezzato parecchio. È veramente un gran lavoro. Veramente un gran cazzo di lavoro. Hanno fatto un gran lavoro. È valido narrativamente, nonostante sia un mischiotto terrificante, cosa che non era assolutamente facile da fare.
È molto valido a livello di struttura, ha delle belle boss fight, non è bilanciatissimo perché sul finale, come vedete, l'ho completamente rotto, l'unico boss che mi ha messo in difficoltà è l'Axasia, gli ultimi due li ho disintegrati perché facevo troppi danni, ragazzi, una volta fatta la build giusta li ho tritati, e gli oggetti sono veramente troppo forti, però questa cosa la apprezzo, perché normalmente nei Souls-like gli oggetti non servono un cazzo, e in realtà qui gli oggetti sono molto forti. Tutti scompaiono se fai il finale cattivo, Chus, perché muoiono tutti, da quello che ho capito. Lo trovo veramente il miglior Souls-like non From, comunque. Ha fatto un lavorone incredibile. No, beh, Vash, best narrative credo fosse un po' eccessivo, perché funziona, ma è un mischiotto molto rozzo. Cioè, ha il suo perché, ha una lore, è interessante, ha degli elementi affascinanti, ma è veramente un mischiotto. Quindi non è una cosa così... cioè non è una cosa così fuori di testa, cioè, certo che per quello che hanno messo alla best narrative in alcuni anni dei TGA ci poteva pure stare Lies of P, avrebbe forse meritato uscire in altri anni Lies of P, perché se fosse uscito in un anno non come questo avrebbe avuto più riconoscimento. Oddio, ha venduto bene, è stato molto apprezzato da critica e pubblico, e ritengo che loro abbiano fatto veramente un gran lavoro. Non è perfetto, anche a livello di gameplay ha delle scelte non necessariamente oculatissime, la gestione della parry col fatto che tu non hai la possibilità di riattivarla durante l'attivazione iniziale, durante i frame di attivazione iniziale. No, tra questo e Lord of the Fallen, questo tutta la vita, ucciditore. Lord of the Fallen è completamente sballato, è uno dei Souls-like con la peggior progressione di difficoltà, la peggiore enemy positioning, il peggior bilanciamento che abbia mai visto, ed è più facile di questo Lord of the Fallen, eh? Lord of the Fallen lo rompi come niente, però è proprio mal gestito, è proprio la matematica di Lord of the Fallen è completamente rotta. Questo è rompibile come tutti i Souls like, ma essendo più semplice e più dritto è molto meglio gestito a livello di bilanciamento e gameplay. Funziona molto meglio questo, quello che vuole fare lo fa bene fino alla fine, lo puoi rompere ma solo fino a un certo punto e mantiene un minimo di livello di difficoltà. Lord of the Fallen lo rompi completamente e non c'è più un apprendimento e una difficoltà, è soltanto frustrazione legata alla gestione maligna dei danni dei nemici e del loro posizionamento, che è proprio rovina completamente anche l'esplorazione dei livelli, che è un peccato perché Lord of the Fallen ha un map design molto più complesso e interessante di quello di questo gioco, che è molto più semplice, e aveva molto più potenziale di questo gioco, però è stato sprecato molto di quel potenziale. Non è brutto Lord of the Fallen, comunque, nonostante i suoi terribili difetti, però è molto più bello Lies of P, è nettamente superiore. Ma infatti Lords of the Fall gli ho dato un 7, se avessi recensito questo su multiplayer gli avrei dato sicuramente un 8,5 per le valutazioni di multiplayer, non le mie. Nelle pregenzioni avrebbe preso di meno, ovviamente. No, sul level design non c'è paragone, France. Però per tutto il resto è inferiore Lords of the Fallen, cioè proprio letteralmente, Cioè in tutto il resto Lords of the Fallen è inferiore. Qualunque altra cosa Lords of the Fallen è inferiore. Questo è chiaramente un progetto molto, molto più limitato, ma anche molto più rifinito, ragazzi. Perché va bene avere ambizioni, ma devi avere anche le capacità e il tempo per portarle a termine. Questi sono stati molto, i coreani sono stati molto più intelligenti. Hanno detto, non avevamo il tempo per fare una roba super evoluta, facciamo un Souls-like più contenuto, ma meglio. E hanno fatto le cose bene. Proviamo le armi dei boss, esatto, Axel. Le ultime due armi che abbiamo trovato, e vediamo che cosa fanno. E sono curioso di vederle. La mia è talmente potente che non la cambierò mai, ma... Allora, questo è il Noblesse Oblige. È lenta come la merda, ma anche non potenziata fa dei danni allucinanti. Il caricato è lentissimo, ma dà una gran mazzata. E questo è il colpo dell'ergo. Minchia, ma ti consuma proprio l'ergo, guardate. Cioè, ti fotte 800 di ergo ogni volta che lo usi. E poi, cos'è questa invece? La parry. Sospetto che sia una delle armi più dannose del gioco, se hai tanto di forza questa, ma buttar via l'ergo così non mi sembra particolarmente sensato. Sospetto sia molto forte, ma... Invece vediamo questa qua, la Proof of Humanity. Questa invece è molto veloce, tra l'altro è BB, quindi è una quality weapon. Ah, si sdoppia quando fai l'attacco doppio. Che è anche piuttosto rapido, tra l'altro. Non ho salvato l'altro finale, Grito Taku. Ma scusami, questa come funziona? Mega so, questo però è fighissimo. Questo attacco è fighissimo. Fa meno danno di quanto mi aspetterei, eh. Ah, il critico però questa.
Cazzo, è vero, al 30 di tasso critico. E se metto l'amuleto del critico, quindi? Avete visto che ho fatto 504, un 30% in più? E così cosa fa, invece? Il critico lo puoi attivare anche con le arti della favola? Oppure non funziona? L'arte della favola cosa mi dà di bonus? Aumenta anche quella al critico. E infatti critto tantissimo con l'amuleto. Questa per una build critica credo sia l'arma più forte del gioco. Però mi sa che l'arte della favola non può crittare. Cioè con l'amuleto più il bonus più l'arma fa il 90% di critico. Ma mi sa che l'arte della favola non critta. Fatemi vedere, eh. Ho fatto 800. 500. 900. 600. Proviamo col critico aumentato. 700. 1400. 700. 1007, no, critta anche l'arte della favola. E se aggiungi la mola del critico, secondo me fai il 100% del critico, sì, ragazzi. Puoi fare una crit build completa con questa. Questa è molto interessante come arma, è davvero potente. È davvero potente. È super forte. Molto bella. Grazie France per l'iscrizione. Continua a essere secondo me più forte questa per i danni che fa, eh. Però tanta roba. New Game Plus? No, non lo attiverò, anche perché immagino ci sarà un DLC. Non so se arriva, non credo che arriverà su Game Pass il DLC, ma magari se lo compri a parte lo puoi giocare. E chissà che non decida di portarlo live, ragazzi. Io vi ringrazio per avermi seguito durante il Pregianza Live. In realtà eravate un botto, ragazzi, soprattutto le ultime puntate eravate più di 300. Vedo come al solito che i Souls-like, quando li faccio in blind, tirano molto. In realtà i Souls-like sul mio canale... tirano sempre, più che altro perché quando gioco quelli che già conosco la gente li guarda per vedere una guida, quando gioco quelli in blind la gente li guarda per vedere le mie reazioni e le mie morti da stronzo, giustamente. Alla fine della fiera non siamo morti neanche troppe volte, meno di 100 volte, abbiamo fatto boh cosa, 81 morti, quindi non siamo morti neanche tantissimo. Sono contento comunque che vi continuino a piacere le run, 82 adesso, perfetto. Sono contento che i dice continuino a piacervi, ragazzi. Domani faremo un chiacchiere, così discutiamo di un po' di cose. Vi si vuole come sempre un sacco bene. Grazie a tutti per avermi seguito. Un bacione a tutti quanti. Abbiamo finito Lies of P. Alla prossima. Ciao!